in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, DS Service, Villa Deboli, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef, con me Nicola Vizzarri. Ciao a tutti, con me Maria Di Staso. Ciao Nicola. Bene oggi lunedì. Piatto street food. Sì, abbiamo pensato un po' alle marche, quindi faremo una focaccia marchigiana in versione marinara. Sì. Quindi abbiamo gli ingredienti, un impasto per focaccia, della panna pastorizzata, prezzemolo, erba cipollina e poi andremo a prendere un po' di gamberetti, polpa di cozze, filetto di merluzzo e un calamaro seppia. Sì. Ce l'abbiamo qua, quindi andiamo ancora qua, perfetto. Ingredienti molto semplici. Sì, mettiamo un po' di olio nella nostra teglia che andremo ad infornare. Avremo il nostro impasto già pronto e quindi lievitato, sì, da poter stendere, e quindi eccolo qua. Andiamo con le nostre manine ben bene a stendere pian piano, e poi verseremo il condimento di panna e frutti di mare. Sì. Quindi come hai detto, chef, all'inizio, come si intitola appunto questa ricetta, sì, è un piatto tipico delle Marche. Certo, sì. Quindi fanno questa focaccia, con questa ricetta così. Sì. Chef, mi sono documentata e leggevo che questa ricetta è abbastanza antica, risale a tempi addietro. Certo, e come tutte un po' le ricette da street food riprendono la tradizione, sempre quella contadina, quella marinara. Se andiamo a vedere da cibi poveri, da ricette povere, diciamo, ecco, per poi, ecco, sono state riprese e valorizzate e anche un po', se vogliamo, raffinate un po', no? Sì. Un pizzico di sale, mettiamo un po' di prezzemolo ed erba cipollina e poi mettiamo i nostri frutti di mare. Sì. Ecco qua. Ideale da proporre come aperitivo, certo, antipasto anche. Certo. Un aperitivo pranzato, cenato, sembra che qua l'erba cipollina e poi andiamo a mettere un po' qua, un po' là, della polpa di cozze già bella e pronta, profumata. Qua è bella, già cominciamo. Dei gamberetti, per me piace molto, con il condimento ricca. Sì, ben farcita. Sì, mettiamo questo calamaro, possiamo mettere anche una seppia, la ricetta porta la seppia, ma abbiamo trovato il calamaro, quindi andiamo un attimo a pulire bene l'interno per privare un attimo di qualche residuo eventualmente di sabbia. Ci accertiamo proprio così, facendo che sia pulito bene. Ecco qua, tagliamo a listarelle. È abbastanza veloce da preparare. Sì, 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 sì. Una volta abbiamo l'impasto, ecco qua. Dobbiamo farcirla soltanto. Sì. Poi possiamo scegliere anche tutti questi prodotti già belli e pronti, e puliti, che comunque mantengono il loro profumo, sapore. E poi, se vogliamo, anche trasmette freschezza, no? Sì. Perché comunque riusciamo a percepire il profumo del mare, perché sono prodotti comunque che sono stati lavorati da freschi, surgelati. Mantengono comunque le loro proprietà. Assolutamente, sì, sì. Quella è la prima cosa che tengono conto. Stamattina questo coltello deve essere affilato. Ok. Qua mettiamo un po' di polpa di pesce bianco.
Proprio guarda, già a vederla. Sì. Mi invoglia già a mangiarla quasi quasi cruda, no? A guardarla ricorda già l'estate. Ecco. Andiamo a condire un po' di sale. A chi piace può mettere anche un po' di pepe. Andiamo lì. Un filo d'olio. Rigorosamente. E inforniamo sui 220 gradi per una ventina di minuti. Bene. Mentre attendiamo la cottura, certo, della focaccia, vi diamo appuntamento a tra poco. Bene. Bentornati. Bene. Nicola, senti già il profumo di questa focaccia, sì, con i frutti di mare sopra. La focaccia sopra è pronta. Bene, vedi? Guarda che bello. Eccola. In voglia proprio. Sì. Guarda che bello. Abbiamo il nostro Daniele, il nostro cameraman. Le immagini per poter, qui bisogna aspettare qualche minutino, però sì, noi però che sono i tempi dobbiamo un attimo, dobbiamo accelerare, la lasciamo su questo piano indetto, si dovrebbe prendere un po' qualche minuto, ma noi andiamo subito nel taglio, no? Senti che bella, bella da vedere, croccante, sicuramente buona da mangiare. Eccola qua, io volevo un attimo fare, eccola qua, così andiamo a mettere qualcosa che è caduto giusto per ricoprire i buchi. Bene, eccola qua, eccolo qua, veramente che bella. Finiamo con qualche pezzetto di erba cipollina, un po' di qua, un po' di là, come prevede la ricetta. Ecco, il nostro piatto è pronto, quindi grazie Nicola per averci proposto la focaccia marinara marchigiana. Bene, profumata. Io metterei un filo d'olio perché ci vuole un filo d'olio, ma mi piace di più. Ecco qua. Bene, adesso che si chiudono i riflettori ci sarà subito come avvoltoi, no? Esatto. Bene. Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Villa Deboli, Caffè Domingo, DS Service, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, ESI Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,